La grave crisi occupazionale complessiva del territorio gelese è stata al centro dei numerosi incontri avuti a Roma dal coordinamento donne con le alte cariche dello Stato. È stata chiesta l'attuazione di politiche di sostegno volte al mantenimento degli accordi intrapresi nei mesi scorsi e quella legata allo sviluppo di nuovi settori di investimento che coinvolgano e promuovano le risorse di cui Gela dispone. Il primo incontro, le sette donne gelesi, l'hanno avuto con il presidente della Camera, Laura Boldrini. La loro attività, quella di mettersi insieme per il presente e il futuro del loro territorio, merita ascolto. Merita ascolto da parte di tutti, del Parlamento, ma anche da parte del Governo, perché loro stanno facendo questa azione dal basso per riuscire a far vivere il proprio territorio. Quindi si occupano appunto di far sì che questo territorio non crei malattie, cosa che sta accadendo oggi, e che questo territorio continui a vivere, ma non dovendo fare una scelta tra la salute e il lavoro, ma riuscendo a essere un luogo invece dove si può andare avanti, vivere in salute. Quindi mi sembra doveroso riuscire a unire le forze e a cercare una soluzione. Quindi per me questo incontro è stato un momento importante e mi auguro che queste donne non vengano lasciate sole. Luciana Garfì e Valeria Caci del coordinamento Donne Gelesi. C'è una grande attenzione da parte della Presidente della Camera, che ha già preso una serie di impegni, quindi incontrare l'amministratore delegato dell'ENI, incontrare il Ministro Lorenzin, Ministro della Salute, e il Ministro dell'Ambiente Galletti. Questo lo farà nelle prossime settimane. Poi chiaramente abbiamo incontrato il sottosegretario Bellanova, a cui abbiamo sottoposto una serie di questioni che riguardano il nostro territorio, bonifiche, lavoro, politiche attive e politiche di rilancio per il nostro territorio. Abbiamo incontrato Damiano, presidente della Commissione Lavoro, che ci ha dato dei suggerimenti su come mettere in movimento alcune questioni. Dall'altra lui si occupa di politiche passive, quindi su quello possiamo premere in quella direzione. Le donne di Gela sono scese in campo sotto la stessa bandiera che quella della città di Gela per mantenere alta l'attenzione su questa città e su quello che giornalmente succede. Abbiamo portato a Roma il cuore delle madri gelesi, abbiamo portato a Roma i problemi delle famiglie che ogni giorno lottano contro tumori, dei bambini nati malformati. E ci siamo accorti che il governo è molto attento a questa problematica e ha deciso di scendere in campo insieme a noi.